Ma spiazzato. Caccamo. Presente. Carlone. Eccolo. Carrus. Presente. Cerconi. Presente. Ciancio. Cofano. Coia. Giuliano. Gugliotta. Laddaga. Presente. Lancia. Lanotte. Lelli. Lenci. Lozzi. Presente. Madronola. Poli. Stelitano. Tredicine. Tutino. Presente. Villa. Presente. Vitrotti. 8 e 9. Quanti sono? 9. Va bene. 9. E assente giustificato. Nomino qua gli scrutatori della seduta, siamo in seconda convocazione, consiglieri Benassi, Caccamo, Lozzi. I suddetti consiglieri sono paricati in una lontananza, sono previa comunicazione alla presidenza, grazie. Ex cartiera di via Assisi che va direttamente in votazione, non c'è né discussione né dichiarazione di voto, giusto? Che è già stato spletato nella precedente seduta. Quindi metto in votazione la mozione a firma dei consiglieri Lenci, Giuliano, Matrono, Lozzi riguardante bonifica e risanamento locali ex cartiera via Assisi. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, la mozione è respinta, grazie. Procediamo all'appello della prima convocazione, prima convocazione, scusate. Prego. Belisario. Benassi. Presente. Caccamo. Presente. Carlone. Sì. Carrus. Presente. Cerconi. Presente. Ciancio. Cofano. Coia. Giuliano. Gugliotta. Laddaga. Presente. Lancia. Lanotte. Lelli. Lenci. Lozzi. Presente. Matronola. Presente. Poli. Stelitano. Tredicine. Presente. Tutino. Presente. Villa. Presente. Vitrotti. Allora, mettiamo Ciancio che è entrato in corso. Allora, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. 11. Non c'è il numero legale. Allora, il numero locale non c'è, tra mezz'ora esatta rifacciamo l'appello. Allora, invito i consiglieri a prendere posto che procediamo all'appello della prima convocazione. Benassi, e adesso vediamo se c'è il numero legale, ma c'è. Belisario. Benassi. Presente. Caccamo. Carlone. Carrus. Cerconi. Ciancio. Cofano. Coia. Giuliano. Gugliotta. Laddaga. Lancia. Lanotte. Lelli. Lenci. Lozzi. Matronola. Poli. Stelitano. Tredicine. Tutino. Villa. Vitrotti. Sì, sì, c'è il numero legale. Quanti siamo? A me sembra 16. Sì, sì. 17. 15 e 16.
tutti quanti ce n'hai. Vabbè, c'è il numero legale. Allora, il numero legale c'è, quindi possiamo... Confermi il numero legale dei scrutatori. Confermi i scrutatori di prima, cioè i consiglieri Penassi, Cacca, Molozzi, quindi possiamo procedere. Prima di passare al primo punto all'ordine del giorno, credo di poter esprimere a nome di tutti i consiglieri le più sincere e affettuose condoglianze a Federica Lenci per la scomparsa di ieri del papà. Io ieri l'ho sentita, ancora non si sa quando ci saranno i funerali, sì, mezz'ora fa mi ha mandato un messaggio dicendo che ancora non hanno stabilito la data dei funerali, quindi poi appena ce lo farà sapere chi potrà andrà. E l'altra comunicazione che domani 17 aprile 71esimo anniversario del rastrellamento del Quattraro alle 8.30 ci sarà la commemorazione presso l'Arco dei Quintili e questa diciamo questa comunicazione non è una, io non ho ricevuto insomma, formalmente nessun avviso di questa cosa, nessuna comunicazione, abbiamo saputo così, quindi però io ci tenevo a dirvelo, chi vuole partecipare domani mattina alle 8.30 all'Arco dei Quintili, come ogni anno da parecchi anni ricordiamo sul territorio il rastrellamento del Quattraro. Allora, procediamo con il punto all'ordine del giorno, mozione a firma dei consiglieri Cerconi, Giuliano, Matrona alla notte, avente ad oggetto degrado e occupazione a Caserazio di via Appia Nuova. Consigliere Cerconi, vuole presentarla lei? Prego. Oh yes, buongiorno a tutti. Scusate. Allora, la mozione io spero che sia stata letta da tutti quanti, c'è poco da aggiungere. È vero che è il Dazio, un Dazio Anas che non risiede sul nostro municipio, ma è vero che gli effetti negativi di questo Dazio ovviamente si riflettono sul nostro territorio. Per capirci bene, andando dal centro verso Roma, il Dazio si trova sulla parte destra dell'Appia Nuova, è un fabbricato in evidente stato di degrado che è stato abusivamente occupato e che ad oggi non si capisce da chi sia stato occupato, quante persone ci vivano, quanti, se ci sono effettivamente dei bambini che hanno bisogno di assistenza sociale ed è ovviamente una situazione non solo di disagio ma anche di pericolo perché i soggetti che ovviamente si trovano in questo, che hanno occupato abusivamente questo fabbricato, si riversano nel confinante quartiere di Statuario e come potete immaginare utilizzano per esempio le fontanelle come se fossero delle docce pubbliche e tutta una serie di altre situazioni. Ovviamente come al solito anni e anni la presidente del sociale non ha fatto nulla e non l'ha neanche portato in commissione questo problema. C'è solo da riscontrare la completa inerzia di chi oggi presiede determinate commissioni e che si occupa solamente di fare i comodi propri. Detto questo, quello che viene ovviamente richiesto da questo municipio è la presa in carico del problema da parte del presidente e degli assessori competenti affinché ci si attivi presso gli uffici e venga trovata una soluzione di concerto con il municipio ottavo che è effettivamente responsabile del Dazio e il municipio 7 e i cittadini che oggi, sui quali oggi ricade purtroppo questa situazione di degrado. Spero ovviamente che come al solito non venga posta davanti a tutto la presunzione e l'io di determinati consiglieri che oggi volendo portare nelle proprie commissioni determinati atti non fanno che bocciarlo e continuare a fare una politica di poco buonsenso che purtroppo ad oggi ha caratterizzato questa consigliatura. Io mi auguro che ci sia una presa di coscienza perché quello che ho visto in prima convocazione, aver bocciato un atto che altro non chiedeva, che la pulizia di alcuni spazi, secondo me è una presa di posizione forte, significa che pulizia e decoro non sono priorità di determinati consiglieri.
questo è un altro atto, viene chiesta la stessa cosa, viene chiesta un risanamento di determinati spazi, la bonifica di determinati luoghi, la presa in carico da parte di chi è competente delle persone che vivono all'interno, perché se ci sono minori vanno tutelati e non vanno mandati per strada a chiedere l'elemosina come effettivamente oggi succede. E niente, probabilmente dovremmo restituire questi spazi ai cittadini o a chi deve gestirli. Grazie. Grazie a lei, consigliera Cerconi. Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Nessuno interviene. Consigliera Caccamo. Buonasera Presidente, consiglieri, uffici tutti. Io penso che il problema delle persone che non hanno fissa dimora in questo nostro settimo municipio purtroppo è molto diffusa e si è diffusa sempre di più in questi ultimi anni in cui la crisi purtroppo ha attanagliato diverse famiglie. Non credo che sia questo il modo di risolvere i problemi, cioè presentare una mozione nella quale si chiede lo sgombero. L'ho letta bene la mozione. Consigliera Cerconi, alla fine noi impegniamo consigliera Cerconi per cortesia. Impegniamo la Presidente a ristabilire la sicurezza, la pulizia e quindi lo sgombero dell'area, non tenendo conto che le persone che stanno in quella situazione non ci stanno perché piace a loro stare lì, ma perché non hanno una soluzione migliore, perché noi che amministriamo i territori purtroppo non abbiamo in questo momento possibilità di sistemarli al meglio, se non portarli nelle nostre case. Quindi io ribadisco, non è questo il modo di affrontare il problema, forse sarebbe più giusto, come ha accennato appunto prima qualcuno, portarlo nelle dovute commissioni, esaminarlo attentamente intorno al tavolo con la presenza di tutti gli attori coinvolti che possono portare delle soluzioni, ma certo questo, il foglietto, la mozione, la presa in giro della mozione non risolve il problema. Grazie. Altri interventi? Non ci sono. Consigliere Patronola. Buongiorno. Allora, questa è stata portata, questa mozione, ma credo che sia stata portata anche all'ottavo, però pare che sia stata bocciata, qualche cosa è successo. Ma noi ne risentiamo come municipio, perché stando sul confine nostro, stessa cosa, se vi ricordate, Via del Quadraro, quando c'era quell'insediamento che stava però sul confine di Via del Quadraro, era di competenza del ex nono municipio, quindi non gliene fregava niente perché stava ai confini dell'ex nono municipio e allora non intervenivano i vigili. Il nostro municipio non gliene fregava niente, volgarmente detto, perché stava nel confine del nono municipio. Che cosa è successo? Che quando hanno unito tutti e due i municipi, questi hanno continuato a costruire, magari dietro le tende ci troviamo adesso una bella costruzione. Non è competenza di questo municipio? Beh, qui è stata votata, sono state votate mozioni che riguardavano lo sgombro della muratella, credo che sia dall'altra parte di Roma, per quanto riconcerne i Rom, che io chiamai addirittura se questo municipio era diventato il Ministero degli Esteri. Oggi c'è una mozione, una risoluzione che parla addirittura dello sgombero, dell'apertura dei varchi a Ostia, che è molto lontano, a 30 km da Roma, e magari abbiamo un problema in prossimità del nostro municipio che porta degrado, se vogliamo chiamarlo degrado, o diciamo un po' d'attenzione nel nostro confine. Noi che cosa facciamo? Come Ponzio Pilato, me ne lavo le mani, la porto in commissione, discutiamo, la bocciamo. O altrimenti, come mi diceva una vecchia consigliera del sociale, facciamo una commissione congiunta con l'ex nono, quando era nono e decimo. Sono passati un'intera consigliatura e ancora sto aspettando che si riunisce questa benedetta commissione. Fatto sta, ripeto, che gli abusi continuano, stessa cosa sta succedendo lì, perché se non interveniamo, e ripeto, l'ottavo non interviene, no perché non vuole intervenire, perché sta in prossimità del suo municipio, non gliene può fregare di meno,
non gliene può fregare di meno, perché sta lontano da loro. Perché se devono fare lo sgombro, dovranno pensare a dove mettere quelle persone. Dove le mette l'ottavo municipio? Nel settimo. E il settimo deve mettere, allora lasciamoli là al confine, è roba dell'ottavo, non è competenza del settimo, l'ottavo non c'ha i posti per mettere queste 3, 4, 5 famiglie, 2 famiglie, non sappiamo il numero preciso, e pertanto continueremo a aumentarle, perché non è che sono 2 famiglie, credo che siano molto di più, da quello che mi dicono pare che non sappiamo neanche di che etnia sono, se sono rom, se sono italiani, se sono rumeni, non sappiamo nulla, però sappiamo che all'interno di quel ex Dazio, che la proprietà dovrebbe quasi sicuramente essere del comune di Roma, perché non è ANAS, non è provincia, non è regione Lazio, è rimasto soltanto un soggetto politico che potrebbe essere il comune di Roma. È sbagliato, perché quando è stata scritta questa abbiamo fatto le ricerche, è inutile che ridi, e risa abbonda sua scusate, per cortesia, ANAS. Successivamente a questo atto sono arrivate le informazioni che non è proprietà ANAS, perché anche se la strada è ANAS, l'Appia è ANAS, però purtroppo la proprietà ex Dazio dovrebbe essere del Comune di Roma. Quindi riunite la commissione, informatevi, fate le dovute ricerche, noi andremo. E di fa? Per cortesia. Continuerete. Consigliere Matronda, per cortesia. Scusate. Per cortesia. Certezza, è certo che risulterebbe, come sta succedendo in fin dei conti con ANAS e con provincia di Roma, con la città metropolitana c'è stato tutto un mischia, e che cosa è successo? Che ci troviamo strade provinciali che sono passate nella città metropolitana, strutture che dalla città metropolitana, che erano regionali, sono passate alla città metropolitana, e pertanto risulterebbe che questo Dazio è di proprietà del Comune di Roma. Dovuto o non dovuto, il Comune non interviene, nessuno interviene, il degrado rimane, a voi non ve ne frega niente perché è lontano da casa vostra, quindi qual è il problema? Rimane lì, noi votiamo la mozione, voi votate contro, noi voteremo a favore, e poi chi vuole se lo prega. Grazie, altri interventi? Ci sono altri interventi? Consigliere Vitrotti, prego. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Leggendo la lezione, sì la lezione, leggendo la mozione, scusate, la mozione e ascoltando gli interventi che mi hanno preceduto, intanto diciamo un po'... ci sono delle inesattezze, no? Lo diceva il consigliere prima di me, quindi diciamo portare in aula una mozione con risulterebbe, però forse... Però forse... Consigliere Cerconi non può interrompere, grazie... Il coraggio può anche uscire. Consigliere Vitrotti, questo lo decido io. Consigliere Cerconi, per cortesia... Non fare legata. Consigliere Cerconi, per favore, non interrompiamo, grazie. Consigliere Cerconi, per cortesia... Ha detto? Non è possibile. Come fate arrabbiare l'altra volta il presidente? No, non mi arrabbio. Allora, prego, consigliere Vitrotti, per favore... No, pensavo che invece in fase di spiegazione i primi firmatari riuscissero a darmi delle spiegazioni più precise, cosa che vedo che non è avvenuta. E, siccome diciamo, al me ne frego diciamo, di richiami storici, sono caduta quasi dalla sedia, appunto, dal me ne frego di richiami storici, in realtà... Vedendo la mozione ho detto forse uno bisognerebbe pure capire che cosa succede, però è ovvio che chi mi dice
te ne devi occupare, è ovvio che io me ne occupo quando so questioni che sono anche inerenti veramente al nostro territorio, ma questo non per dire quindi io mi lavo le mani, è perché noi, e lo chiedo veramente a chi ha più esperienza di me, abbiamo la possibilità di investire i nostri servizi sociali o il NAE, che sapete che è il corpo speciale nucleo emergenza viaria, per andare a intervenire su una zona di non competenza del municipio? No. Possiamo chiedere al gruppo dei vigili urbani di intervenire? No. Possiamo impegnare gli uffici preposti del nostro municipio ad intervenire in qualcosa che è fuori dal nostro municipio? No. Spiegatemi allora il senso di questa roba. Se non c'è cadere nuovamente nel, siccome qualcuno gli avrà chiesto, probabilmente preoccupato, assolutamente sì, di una situazione che mette in difficoltà, perché danno fastidio, capisco, i panni stesi e i bambini che chiedono l'elemosina, allora noi sgomberiamo, perché oggi la politica dello sgombero è quella che si vuole portare anche dentro quest'aula, legittimo, non lo condivido per niente. Dopodiché bisognerebbe fare pure una valutazione in premessa, quasi direi. Per esempio, potrebbe essere del Comune di Roma, benissimo, allora se potrebbe essere, almeno uno ha uno strumento in più, dice Comune di Roma, ma che ci vuoi fare? Vuoi fare come la Regione Lazio, hai fatto la tua bella delibera, stai valorizzando gran parte delle case cantoniere che ci sono ex proprietà dell'ANAS su tutto il territorio regionale, c'era un bel elenco anche di tutte le case cantoniere che erano presenti sul territorio cittadino, questa non era considerata. Quindi potremmo chiedere pure all'ANAS perché nel frattempo invece di abbandonarle per 20 anni non ha già pensato ad una valorizzazione sociale degli immobili che aveva, no? Potremmo chiederlo, però è tutto un potremmo o si potrebbe. Peccato che siccome forse qualcuno si è pure un po' confuso, seppure c'è il limite, oppure perché qualcuno un po' si affaccia a Statuario da una parte, a me dispiace, però sarebbe una presa in giro per i cittadini di Statuario questa roba qua, perché è un qualcosa che il consiglio di questo municipio non può assolutamente prendersi in carico. Quindi invece di scrivere, uno studia, perché ormai è un un optional, si viene qui con il potrebbe, con i condizionali e con i però, e poi si pretende pure che questa parte li sta anche ad ascoltare e magari fa anche quello che gli si chiede. Io dico, un po' di buonsenso forse non guasterebbe. Altri interventi? Scusate, ci sono altri interventi? Consigliere Tutino, prego. Solo una precisazione che credo non sia utile solo a questo dibattito, ma sia utile se possibile alla vita di questo consiglio da un punto di vista di conoscenze importanti. Siccome si è detto, e davvero non è in polemica, si è detto non sappiamo se sono rom o se sono italiani, questo è un errore importante e quindi mi sono sentito di intervenire perché le due cose non sono in contraddizione. Questo è molto importante saperlo, perché altrimenti continuiamo ad assecondare un certo tipo di atteggiamenti e di odi che stanno facendo molti danni e che hanno creato quell'orrore, quei campi di sterminio del diritto che sono i campi nomadi. Quindi questa precisazione la devo non solo ai fatti, ma alla politica. I fatti, perché hanno una loro concretezza e una loro sì, comunque non avevo nominato nessuno, consigliere Matronna, per cortesia, consigliere Matronna, volevo precisare, perché siccome su questa cosa ci stiamo impegnando tutti su Roma da varie parti e a volte su posizioni contrapposte perché alcuni problemi siano risolti, che i due termini rom e italiano non sono in contraddizione, anzi spesso a livello genealogico è più vero che sono italiani i rom di tanti altri che si dicono italiani, per il semplice fatto che è un migliaio di anni che risiedono qua.
e questo è quanto era dovuto. Grazie. C'è la cittadinanza, c'è la città. C'è la cittadinanza. La cittadinanza, il fatto amministrativo. Per favore. Solo per dire, Presidente, concludo, prego, che la cittadinanza non è un'opinione ma un fatto amministrativo. Grazie. Consigliere Lozzi, prego. Scusate la voce, non so se riuscirò. Allora, diciamo che in questo caso sono d'accordo con la Presidente della Commissione Politiche Sociali. Affrontare i temi di sgombero con mozioni ex articolo 58 senza approfondire il tema, senza sapere o avere almeno una garanzia che ci si possa prendere cura delle persone che all'interno sono, è in una città come Roma, dove l'emergenza abitativa è un problema molto serio, sarebbe un comportamento un po' troppo banale da parte di un consigliere municipale, tanto più che appartiene quello stabile, come si diceva, all'ottavo municipio, e quindi per quanto concerne il problema dell'emergenza abitativa i servizi sociali che dovrebbero prenderlo in carico sono proprio quelli del municipio. Noi potremmo, se effettivamente risulterà che lo stabile è di proprietà del comune, intervenire in una fase successiva, cioè una volta che si è trovata una sistemazione alle famiglie che all'interno alloggiano, dove non mi sembra sia stato detto ci siano attività illegali, il problema è semplicemente che sono occupanti in emergenza abitativa, quindi non c'è un'emergenza di legalità che impone lo sgombero. Nel momento in cui il municipio competente prende in carico la problematica dell'emergenza abitativa e lo stabile risulterà essere libero, possiamo attivarci presso il comune affinché in quello stabile si possano fare delle attività magari sociali. Ma il problema principale attualmente è quello di prendersi carico delle persone che in disagio sociale si trovano in emergenza abitativa. Dopodiché torno a ripetere che noi avevamo ad esempio il problema della cartiera di via Assisi, che abbiamo bocciato tranquillamente senza troppi problemi come primo argomento all'ordine del giorno, quando si chiedeva semplicemente di andare a pulire nel frattempo che si potesse elaborare un atto più approfondito in commissione, e poi ci andiamo a occupare in maniera così veemente di un argomento che non riguarda neanche il nostro municipio. Quindi per me e per il Movimento 5 Stelle lì il problema che va prima affrontato è quello dell'emergenza abitativa, e il municipio competente è l'ottavo. Grazie consigliere Lozzi. Altri interventi? Non ci sono. Consigliere Matrone, lei voleva precisare, le do un minuto per precisare il suo intervento. Non è che volevo dire, forse ho sbagliato, consigliere Tutino, dicendo, confondendo gli italiani coi rom, con le etnie, non volevo dire questo. Però sto dicendo, non sappiamo chi c'è sta dentro. È un problema sociale, perché effettivamente è un problema sociale. Pertanto non dico che bisogna fare lo sgombro, che l'ottavo municipio, il settimo municipio deve intervenire allo sgombro, si dice soltanto, si impegna il Presidente ad attivarsi con gli organi competenti. Gli organi competenti possono essere chiunque, può essere l'ottavo municipio, può essere il sindaco di Roma, può essere chiunque, sapendo, dicendo che lì su quel confine a 100 metri, da 50 metri o a 20 metri, perché l'Appia così è, c'è sta un degrado, si sta creando un degrado. Consigliere Matrosa, devo solo precisare il suo intervento. Grazie. Allora, non ci sono altri interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Lodaca, prego. Grazie Presidente. Insomma, noi siamo, voteremo contrari a quest'atto, ma insomma, vorremmo precisare che qui non si tratta di essere favorevoli o contrari alla legalità, al decoro e all'ordine nella città di Roma, perché ecco, non vorrei che poi si facessero passare questo tipo di argomenti, e non bisogna neanche nascondersi dietro un dito, perché con quest'atto si chiede lo sgombro come prima cosa. Si chiede uno sgombro e, nonostante abbiamo ammesso, e anche i colleghi che mi hanno preceduto hanno ammesso, che non sappiamo neanche chi c'è dentro quei locali, chi c'è, quanti sono, perché si trovano lì. Allora, come abbiamo fatto anche per l'ex cartiera, ne parlava la consigliera Lozzi prima di me, e noi ne abbiamo parlato anche in commissione l'altro giorno,
eravamo tutti d'accordo a che si intervenisse per pulire, però l'atto non parla di pulire le zone intorno all'ex cartiera, qui si parla di bonifica e risanamento, e sono parole che sono un po', come dire, variamente interpretabili, ed è per quello che abbiamo votato contrario all'atto precedente, disponibilissimi a riparlarne, perché c'è una situazione sicuramente che va risanata e che va affrontata, ma avevamo già dato disponibilità a parlarne nelle commissioni. Quindi su quest'atto invece siamo contrari perché, come ha detto qualcun altro che mi ha preceduto, continuare a sgombrare o a voler sgombrare, tra l'altro ho parlato con dei consiglieri dell'ex ottavo municipio, questi locali sono stati sgombrati pochi mesi fa, proprio perché ancora una volta si è intervenuto con uno sgombro che non avesse una progettualità alle spalle e non facesse parte di un'azione seria e organizzata che affrontasse le emergenze che ci sono, ma semplicemente si sgombra per poter dire che si è intervenuti chissà come, chissà perché, e dopo due mesi siamo di nuovo a parlarne. Quindi siamo contrari a quest'atto portato tra l'altro con mozione ex articolo 58 di cui abbiamo ampiamente parlato nelle ultime riunioni di capigruppo, e speriamo che riusciamo a lavorare un po' più organicamente nelle commissioni in consiglio preparando diversamente gli atti, ma quest'atto a nostro modo di vedere non può che essere bocciato. L'argomento merita assolutamente attenzione, soprattutto per i cittadini che chiedono attenzione di statuario di Capannelle, che è prospiciente l'area, ma non in questo modo. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Patronno, la Forza Italia, prego. Io dico soltanto una cosa e la ribadisco: l'immobile è proprietà pubblica e deve essere sgombrato, perché è inaccettabile che ogni immobile vuoto venga occupato e ci fanno quello che gli pare. È inaccettabile. E voi continuate a mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi. Vedete, gli immobili occupati non vorrei frega niente. Perché? Perché parlate sempre della stessa cosa. Dove li mettiamo? Parliamo di sgombro, facciamo questo. Ma non ho mai visto uno sgombro. Vedi fra lo Stiliconi che ancora stiamo aspettando lo sgombro. No? Sì, abbiamo votato, grazie. Abbiamo votato in una minima parte. Però voglio dire, quello è un bene pubblico e tutti i beni pubblici stanno per essere occupati. Il Ministero degli Interni ha detto ai prefetti: preparatevi, dovete requisire. Requisiranno tutti quanti gli immobili vuoti, tutti gli immobili pubblici. Allora dobbiamo prepararci. Quello è un immobile occupato. Ci deve stare la persona, ci deve stare nel vero senso della parola. Come ripeto, via del Quadraro non può vivere 13 famiglie, 14 famiglie in quelle condizioni, perché attaccati all'acquedotto, con le tende, con quello che c'è sta, con la corrente non si sa come arriva, roba varia, però continuiamo a chiudere gli occhi, ci passa il vigile, ci passa il presidente, ci passa il sindaco, ma ci passerà pure adesso, quando viene, speriamo, a Q44, fategli cambiare la strada, perché così quando passa lì, butteranno giù le baracche, perché glielo fa vedere che è tutto pulito, no? Perché è impossibile vedere nel 2015 ancora gente che vive in quelle condizioni, con i teloni, con i teli verdi, con le tavole attaccate, vivono con i bambini, con gli anziani, tutte quante quelle situazioni. E questo si verificherà anche, soprattutto, all'ex Dazio. Stessa cosa, perché prima c'era la casa di Valentina, era un mandegrato, poi è stata sgombrata, poi a fianco sta la casa di Valentina. È stata sgombrata, è stata riaggiustata, è stata messa in sicurezza, è stata rioccupata. Gli immobili vanno messi in sicurezza, non vanno tenuti così, è giusto, però è anche vero perché non è perché uno è forte, perché è bravo, perché se ne frega delle leggi, delle denunce penali, entra dentro e tutti quanti stanno zitti. Perché se c'è qualcuno, se quella casa è idonea per essere data a una famiglia che c'ha diritto, c'è una graduatoria che va rispettata e ce ne mette la famiglia, non ce ne mette il prepotente. È il prepotente che passa avanti a tutte quante, a tutte le graduatorie, perché sono prepotente, perché non me ne frega niente, io entro e occupo. E c'è sta il poraccio che è bravo e mite, educato e rispetta la legge, no, quello deve aspettare, perché purtroppo non è prepotente. Quindi, per questo voi siete complici di stare. Quindi dichiarazione di voto, consigliere Matronno. È favorevole. Vabbè. Altre dichiarazioni di voto, consigliere Cerconi, prego. Mamma mia, che tristezza. Comunque, detto questo, ovviamente essendo una delle firmatarie, la prima firmataria insieme a Matronno, la sono favorevole
E quello che mi preoccupa, sai che cos'è? Che continuano a dire la portiamo in commissione e parliamo. Io voglio un atto solo, una cosa sola che avete parlato in commissione e avete risolto in commissione sociale. Niente, perché si fanno solo i fatti propri. E visto che statuario non ci abitano, visto che a statuario non ci abitano, non è un problema da risolvere. Io probabilmente ho scritto risulterebbe anche perché io conosco i verbi. Dall'altra parte, Presidente, non lo so. Però, detto questo, qualcuno si poteva anche premurare di andare a controllare. Noi l'abbiamo fatto, è vero, probabilmente c'è scritto risulterebbe di proprietà dell'ANAS, sarà di proprietà di qualcun altro, cambia il concetto, cambia quello che dobbiamo fare? No, la vergogna è questo, è che ne dovete continuare a parlare. Penso che ci siamo un po' stancati tutti, avete fatto una pessima figura all'altro consiglio, questo consiglio, e continuate a farle perché continuate a chiacchierare, questa è la verità, e non siete in grado di fare i fatti. Grazie. Grazie a lei. Altre dichiarazioni di voto? Consigliera Vitrotti, PD, prego. Sì, grazie Presidente. Il Partito Democratico vota in modo contrario, l'abbiamo anche esplicitato nella discussione, sulla politica degli sgomberi diciamo lascerei riflettere tutti, perché questo territorio ha già purtroppo subito quella politica negli anni passati, e quindi se tante volte oggi si parla di zone che hanno un carico ulteriore tipo via Schiavonetti, vengono proprio da quella politica dello sgombero in cui si doveva creare un insediamento temporaneo che invece a anni di distanza ancora è lì. Poi sulle questioni dell'emergenza abitativa abbiamo continuato a lavorare in commissione, ma insomma chi non c'è giustamente che ne sa, e quindi parla a vanvera. Giusto l'ultima volta una rapida, in attesa di una mappatura generale, per vedere le novità che ci sono state, tra cui appunto l'apertura della graduatoria per l'assegnazione delle case popolari del bando 2012 e le questioni sulla morosità incolpevole e le difficoltà. Per quanto riguarda le occupazioni, a questo punto, quando faremo tutto una panoramica... Consigliera Cerconi, per cortesia, quando faremo consigliera Cerconi, non le posso permettere, per favore... Consigliera Cerconi, per cortesia. Una mappatura generale di tutte le occupazioni che ci sono sul nostro territorio, allora lì mi verrà da ridere, perché ci avremo qualche cosa da dire pure noi. Grazie. Grazie, consigliere Trotto. Consigliere Cofano, Tersello. Non è possibile. No, scusate. Per cortesia. Siamo in dichiarazione di voto, per cortesia. Consigliere Matteo, per cortesia. No, non può parlare. Consigliere Cofano, dichiarazione di voto per Sella, prego. Grazie Presidente, il gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà voterà contro quest'atto, voterà contro perché la sopravvivenza delle persone conta sempre di più che non di un manufatto che deve essere messo in decoro. Presidente, però se posso... Ha ragione consigliere Cofano. Allora, ripeto, il gruppo Sella voterà contro quest'atto perché la sopravvivenza di alcune persone in stato di necessità e di emergenza vale sempre di più di un manufatto in situazioni di degrado o di messa a rischio del decoro pubblico per una questione meramente estetica, mentre all'interno ci sono persone in una situazione di tampone, chiaramente, ma in stato di emergenziale. Mi sarebbe veramente piaciuto che le forze politiche che predicano questa tipologia di atti e che sembra che se non parlano di sgomberi, di rom o di immigrati non abbiano altri argomenti su cui vivere la quotidianità politica, avessero posto anche in atti in cui chiedevano l'assegnazione dei più di 150.000 appartamenti vuoti all'interno del territorio provinciale di Roma in mano a enti, fondazioni e istituzioni pubbliche. Magari quello avrebbe costretto le graduatorie ad accelerare e a risolvere quantomeno il problema dell'emergenza abitativa. Per queste ragioni noi riteniamo questo atto strumentale e voteremo contro. Grazie. Grazie a lei. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario?
Chi si astiene? Nessuno. Cinque voti a favore, 13 contrari, quindi l'atto è bocciato e respinto dell'ordine del giorno. Proposte di deliberazione per espressione parere sulla proposta iniziativa consiliare della nona commissione capitolina. Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche in riduzione o affrancazione del canone, in cambio della fornitura di beni e servizi pubblici gratuiti. Chi presenta l'atto? Presidente della Commissione, seconda, prego, Stella Cacco. Allora, prima di tutto vorrei ringraziare i componenti della Commissione Commercio che hanno esaminato in maniera dettagliata questa proposta di regolamento che viene dalla Commissione Nona Capitolina. E, questo regolamento cerca di normare una forma di collaborazione tra pubblico e privato, che però deve essere un modo di regolare una normativa puntuale e rigorosa, altrimenti si rischia di non rispondere, di non giungere all'obiettivo. Intanto c'è da dire che in questo regolamento parliamo di un'affrancazione totale o parziale del pagamento del canone COSAP, quindi di fronte a una certezza, cioè il mancato introito di un canone nelle casse comunali, già questo è un fattore abbastanza, diciamo, critico in questo momento in cui le casse comunali sono già magre, quindi avere questo stabilire questo principio di mancato introito, già diciamo che entriamo in un'area abbastanza rischiosa, tutto questo a fronte della prestazione di servizi o opere da parte di operatori commerciali. Diciamo che questo regolamento abbiamo visto insieme ai commissari e insieme agli uffici che ci hanno supportato nell'esame di questo documento, ci ha messo di fronte a dei punti critici. Il primo di questi è per esempio il fatto che i richiedenti si debbano costituire in associazione anche temporanea con la presenza minima di almeno il 50% di soggetti obbligati al pagamento della COSAP. Già qui abbiamo una differenziazione rispetto alla normativa precedente che invece prevedeva un 70% di adesione, quindi abbiamo un calo della percentuale di coloro che devono pagare il canone COSAP e che richiedono lo scomputo. Questo è già un primo punto critico che la Commissione nel suo esame ha messo in evidenza. Il secondo punto critico è quando si prevede nell'affrancazione anche quella riguardante le spese sostenute dall'associazione, spese che sono propedeutiche e connesse alla realizzazione dell'intervento, comprese quelle inerenti alla registrazione della convenzione. Questo ci sembra un qualcosa di, secondo noi, ci è sembrato, noi commissari, è sembrato qualcosa di troppo. Un altro punto contestabile è quello che prevede tra i servizi che possono essere offerti in cambio dell'affrancazione del canone un servizio di vigilanza e controllo finalizzato alla prevenzione e dissuasione sia di atti di vandalismo che dei fenomeni abusivi abusivismo commerciale. Ultimo punto che ci ha lasciato un po' perplessi è l'individuazione di una forma di controllo attraverso l'identificazione di una figura che viene chiamata coordinatore, che a noi commissari è sembrata non sufficiente a garantire la piena osservanza degli impegni presi da parte degli operatori che poi usufruiscono dell'affrancazione del canone.
Diciamo che insieme a questa proposta di regolamento è arrivato anche un parere contrario da parte del Dipartimento Risorse Economiche. E quindi alla fine di questo attento esame da parte della Commissione siamo arrivati ad esprimere un parere contrario, condiviso anche dalla Giunta. Però noi auspichiamo che restituendo questo regolamento alla Commissione Capitolina possa essere riesaminato ed eventualmente riproposto in una forma più precisa ed efficace che possa arrivare e possa portare al compimento di quello che era l'obiettivo, di quello che è l'obiettivo primario di questa operazione. Grazie. Grazie a lei, consigliera Caccamo. Allora apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Chi vuole intervenire? Consigliere Carloni? No, no, ci mancherebbe. Allora, non lo so, che consigliere Colle, prego. Lasciamo i giochini ai bambini e concentriamoci sul lavoro, che ce n'è tantissimo da fare e non stiamo facendo bella figura. E in commissione abbiamo trattato questa problematica e abbiamo detto più o meno unanimemente che è un qualcosa di positivo, ma qualcosa che deve essere riformulato. Deve essere riformulato in diversi punti e abbiamo avuto anche il parere dell'ufficio tecnico, perché è carente, lacunoso a volte e a volte anche ambiguo, nel senso che in alcuni punti si parla di una fideiussione, per dire, per citare le parole dell'ingegner Latina, almeno del 50%, e per fare una battuta diciamo chi mette più del 50% se c'è scritto almeno 50%, non so, e quindi in altri punti si parla appunto di associazioni che possono accedere a queste agevolazioni inizialmente per il 50% e che poi questa percentuale potrebbe scendere al 35%. Anche qui bisogna riflettere un attimo sull'evoluzione di queste concessioni e sugli impatti che potrebbe avere poi sulla revoca. Sicuramente la cosa su cui siamo meno preoccupati, forse quella più la maggioranza, è sui mancati introiti, perché diciamo è vero che sono mancati introiti, però se è vero che le persone, le associazioni che usufruiscono di questa agevolazione poi si fanno carico di servizi in prima persona, bisognerebbe vedere, magari diventa un risparmio per queste, per il municipio, per il dipartimento, per il comune, rispetto a quanto costa invece portare avanti questi servizi, perché faccio un esempio, non è detto che il privato direttamente non possa intervenire al 50% del costo che oggi paga il comune per fare quell'intervento, quindi dobbiamo anche riflettere un attimino su questa cosa. A noi sembra auspicabile poter reiterare questo regolamento con maggior dettaglio il più presto possibile, in maniera tale che si possa intervenire anche sui servizi e sul decoro che tante volte, di cui abbiamo discusso qui in consiglio e in commissione, e che è una delle nostre spine nel fianco. Grazie. Grazie a lei, consigliere Coglia. Consigliere Valdaca, prego. Grazie Presidente. Abbiamo partecipato alla votazione in commissione condividendo un po' quanto già espresso dalla Presidente. Noi condividiamo lo spirito che ha animato e ha mosso questa proposta, e del resto insomma anche in Commissione Cultura in questi due anni più volte ci siamo trovati ad ipotizzare la partecipazione tra pubblico e privato nel momento in cui dalla parte pubblica manchino delle risorse sia economiche che umane, e laddove invece il privato può intervenire in modo virtuoso per sopperire a queste carenze con sponsorizzazioni, con le adozioni di aree verdi, di aree culturali, di piccoli parchi e così via. Quindi insomma, l'intenzione di questa proposta ci piaceva e speravamo però insomma, che fosse
un po' più organica e meglio articolata, quindi, come dire, la rimandiamo in qualche modo al Campidoglio, ma non perché appunto non condividiamo lo spirito e le intenzioni, ma perché vorremmo uno strumento che facilitasse l'amministrazione, anche quella locale, anche i municipi e gli uffici, e non invece andasse a sovraccaricare di ulteriori fasi di controllo, tavoli di coordinamento e così via. Ecco, in questa proposta ci sembra che ci siano troppi punti un po' macchinosi, che appunto vanno a sovraccaricare gli uffici, a complicare l'attività degli uffici, a fronte, come diceva giustamente chi mi ha preceduto, di una mancata entrata che, se poi deve essere appunto incassiamo di meno, ma poi le attività non riusciamo a controllare bene, sia perché non ce la facciamo, sia perché tutta la struttura messa in piedi obiettivamente rende complicati i controlli, allora forse il gioco non vale la candela. Quindi ribadisco, insomma, ci piacerebbe lavorare, insomma, non voglio dire meglio, perché ecco, non mi sento che siamo più bravi rispetto a chi ha formulato l'ipotesi, però a tutta evidenza, insomma, sia da parte del Dipartimento che ha dato parere contrario, sia da parte degli uffici che, insomma, ci hanno detto quali sono le difficoltà che hanno riscontrato in quest'atto. Quindi crediamo che andare in questa direzione può essere molto favorevole per la città e forse essere in questo momento l'unica strada percorribile per poter avere aree giochi funzionanti e curate, per poter avere piccoli spazi verdi ugualmente curati e puliti, ma ecco, il tutto deve essere meglio formulato ed essere più agevole soprattutto per gli uffici. Grazie. Grazie consigliere Laddaca. Altri interventi? Consigliere Matrondolo, prego. Altri interventi? Non ci sono. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Matrondolo, Forza Italia, prego. Tre minuti. Favorevoli al parere contrario. Altre? Vabbè. Ti è piaciuta questa? Allora, altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, quindi passiamo. Non so se passiamo alla votazione. Allora, se non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole al parere contrario? Allora, chi è contrario al parere contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Quindi, allora, 17 voti favorevoli al parere contrario. Grazie. Passiamo a proposta di risoluzione avente ad oggetto tutela ambientale e libertà di accesso al demanio pubblico sul litorale romano. Faccio presente che su questa risoluzione è stato presentato un emendamento, firma del consigliere Tutino, molto semplice, che praticamente nella parte risolutiva, quarto capoverso, c'è scritto ad abbattere il cosiddetto lungomuro invece di scrivere ad abbattere con portare a termine l'abbattimento del lungomuro. Quindi, diciamo, è una questione importante, ma insomma non cambia sicuramente l'oggetto dell'atto. Allora, prego consigliere Tutino, presentate. Allora, grazie presidente. Allora, non possiamo non partire anche dallo storico dell'atto, perché dietro c'è una storia di degrado del lungomare di Roma che ha del terribile e dell'incredibile. Riflettevo e riflettevamo
più volte con colleghi, con amici, sul fatto che il mare per Roma potrebbe essere una ricchezza grandissima e di fatto avviene invece che non è fruibile nemmeno da chi gli risiede davanti, non è fruibile legalmente e liberamente neanche da chi gli risiede davanti e così non è fruibile neanche dal resto della città. Abbiamo cominciato a ragionare di questo circa un anno fa e fu allora una mozione ex articolo 58 e il ragionamento è stato poi traslato sulla fruizione dei beni comuni, non più soltanto sull'accesso al mare, ma sulla fruizione dei beni comuni, perché il mare, a differenza di quanto è a volte percepito da qualcuno, non è il mare di Ostia, non è il mare di un municipio, ma è il mare di Roma. E Roma è una capitale che condivide questa sorte eccezionale soltanto con un'altra capitale europea, ovvero con Atene. In Europa ci sono due capitali sul mare, Roma ed Atene. La incapacità e impossibilità di sfruttare questo è il segno tangibile di come l'illegalità abbia preso il posto delle istituzioni, lo stiamo vedendo anche con la situazione attuale ad Ostia. Partiamo dal 2006, quando la legge 296 del 2006 prevede l'accesso libero e gratuito al mare per tutti i cittadini. Dopodiché il PUA, ovvero il piano di utilizzo degli arenili, che viene approvato dal Consiglio Comunale di Roma, con la delibera 36 del 2005, che andava realizzato entro il 2010, disponeva per il libero accesso al mare l'apertura di 5 varchi e ciò non è mai stato realizzato, comincia a realizzarsi in questi giorni e ancora vedremo, c'è molto da fare, perché la stessa ordinanza 65 del 2014 del sindaco disponeva l'affissione di un'apposita cartellonistica su ciascuno stabilimento in concessione, ricordiamolo che sono in concessione e non in proprietà, e la cartellonistica doveva prevedere e doveva esporre il fatto che l'accesso e il transito sugli arenili sono liberi e gratuiti per il raggiungimento della battigia. La legge 296 del 2006 prevede inoltre il diritto e libero gratuito accesso alla battigia anche ai fini della balneazione per tutto l'anno e per tutte le ore diurne e notturne. Ora, nel 2014 una determina dirigenziale del municipio 10 di Roma Capitale, non a caso oramai diciamo travolto dallo scandalo, prevedeva l'accesso pomeridiano solo dalle ore 16 alle 20, quindi contrariamente alla legge. Casualmente, soltanto casualmente, nello stesso orario di apertura dei bar e dei ristoranti largamente abusivi ed illegali che sono sul litorale, in modo tale che a questi esercizi abusivi si potesse accedere e solo a patto di venire a patto con essi. Ai sensi dell'articolo 47 del codice di navigazione, questo è importante tenerlo in considerazione, per tutti i casi di inosservanza di norme e regolamenti, nonché prescrizioni contenute nelle concessioni demaniali, si procede a revoca delle concessioni. Non a caso, circa un anno fa va a fuoco il municipio di Ostia. Va a fuoco il municipio di Ostia e tutte, diciamo, le concessioni spariscono. Ma il caso vuole che alcuni cittadini le avessero chieste con accessi agli atti molto faticosi e dunque ne avessero copia e dunque oggi l'assessore Sabella possa procedere alla revoca delle concessioni che violano con abusi e e non attendendo alla legge, grazie al fatto che alcuni cittadini hanno salvato dalla distruzione dell'incendio questi documenti. Chiaramente un incendio casuale. La legge 221 del 2012 prevede che ci sia il rinnovo automatico delle concessioni demaniali fino al 31/12 del 2020 e ciò in contrasto con la direttiva europea Bolkestein, che è una direttiva sopraordinata rispetto alla legge nazionale. E la direttiva Bolkestein prevede come fonte giuridica sovraordinata l'assegnazione di tutte le concessioni tramite bando di gara di pubblica evidenza.
Non citiamo qui anche tutti gli esposti sulle illegittimità che vengono perpetrate, ricordiamo soltanto che tutti i cittadini che tentano di recarsi al mare per accedere alla battigia sono di fatto sottoposti ad una taglieggiamento in cui viene richiesto il biglietto che non è dovuto. Ciò è stato documentato anche attraverso inchieste pubblicate, io ricordo per esempio anche quelle di Repubblica, Repubblica TV e quant'altro, è stato ampiamente documentato. Chiaramente noi citiamo anche alcuni aspetti nei considerata, anzitutto che il libero e gratuito accesso al mare non è solo un diritto dei cittadini romani, ma è anche in tempi di grave crisi economica una necessità per tanti cittadini, che invece si trovano, secondo vari studi, a spendere tra i 30 e i 50 euro per poter passare una giornata al mare, perché non possono entrare senza pagare il biglietto e senza prendere forzatamente sdraio e ombrelloni che vengono loro illegalmente imposti. Un altro elemento dei considerati è che il libero e gratuito accesso al mare, e questo è una banalità, ma Roma sembra averlo dimenticato, è un elemento di forte attrazione turistica, e questo andrebbe fortemente valorizzato, considerato che l'Italia e Roma ha la sua grande ricchezza nel territorio, nella qualità del territorio, e sia nella sua qualità culturale, sia nella sua caratteristica morfologica e nella sua accessibilità. Altro considerato è che chiaramente questo riguarda e non può non riguardare anche i cittadini del più popoloso municipio di Roma, non solo perché il mare è il mare di Roma, ma perché chiaramente sono quelli che più numerosi in percentuale vanno e tentano di accedere al mare. Quindi questa è la situazione attuale, sempre in termini di ragionamento per paradossi veniva da pensare che se a suo tempo gli americani invece che ad Ostia fossero, invece che ad Anzio avessero dovuto sbarcare nella Ostia di oggi, direi che saremmo ancora in guerra e non sarebbero potuti arrivare a Roma, perché non si può entrare da lì dentro la città, così come non si può accedere al mare, non si può riaccedere alla città, tant'è che molti sono rimasti, ci sono casi di persone rimaste chiuse dentro la spiaggia, non solo non puoi accedere, ma se ti è capitato di entrare da qualche parte non puoi più uscire, quindi in maniera contraria alla legge e contraria alla sicurezza. Quindi in questa proposta di risoluzione che ha fatto il suo iter in commissione, dove siamo più che lieti del fatto che non abbia incontrato opposizioni o motivi di contrarietà da parte di alcuno, e che tra l'altro viene incontro a ciò che sta accadendo. Per favore. E che tra l'altro viene incontro a ciò che di estremamente forte è stato intrapreso in questi giorni da parte del sindaco come commissario di Ostia. Si chiede anzitutto il riequilibrio, questo tutto in, sì, si chiede il Ah, ecco, vabbè, ma sarò... Scusate, per cortesia, su, per favore, prego, consigliere Tutino, vada a chiudere. Allora, quindi si chiede il riequilibrio tra spiagge libere e spiagge in concessione, come previsto dalla legge, quindi dal piano di utilizzo degli arenili del 2005, a garantire il libero e gratuito accesso alla battigia anche ai fini della balneazione da ogni stabilimento e anche d'inverno e di notte come previsto dalla 296 del 2006, e quindi la revoca del determina dirigenziale illegittima del municipio 10 con cui si invece chiudevano i varchi.
si impegna a si chiede al comune, a Roma Capitale, al sindaco, di garantire l'accesso alla fruibilità della battigia per tutti, anche per le persone con disabilità, cosa attualmente non garantita perché gli accessi ai disabili non sono garantiti, con l'abbattimento delle barriere architettoniche come previsti dalla 104 del 92. Poi, e questo è solo uno dei punti che è stato cominciato dall'amministrazione, quindi l'amministrazione ha iniziato oggi uno dei 6 punti che richiediamo, e questo è molto importante, e quindi chiediamo che porti a termine l'abbattimento del cosiddetto lungomuro, non lungomare, di Ostia, che preclude l'accesso e la visibilità del mare. Nemmeno quelli di Ostia vedono il mare, perché ci sono i muri alti 2 metri, fatti o con mura o con piante ad alto fusto che illegittimamente chiudono la visibilità del mare. Quindi a proseguire e concludere l'abbattimento del lungomuro come previsto dal PUA del 2005, poi a revocare, questo è un aspetto importante che siamo ancora un po' lontani da raggiungere e che è importante sottolineare al sindaco, revocare le concessioni balneari ai sensi dell'articolo 47 del codice di navigazione per tutti i casi di inosservanza di norme, regolamenti, prescrizioni contenute nelle concessioni. E poi a procedere ad una nuova assegnazione con bando di gara di pubblica evidenza di tutte le concessioni in applicazione della direttiva comunitaria. Quindi ecco, quest'altro aspetto è molto importante. Scusate, per cortesia. Allora, consigliere Matrondolo, per cortesia. Allora, prego, sono pochi secondi per dire che quest'ultimo punto è estremamente critico, considerato la situazione di malavita e di difficoltà che c'è a Ostia, ma è estremamente importante da parte nostra richiedere, qui chiedo solo almeno su questo l'attenzione, cioè procedere ad una nuova assegnazione con bando di gara di pubblica evidenza di tutte le concessioni in applicazione della direttiva comunitaria. Questo è quello che è richiesto dal Risolve. Grazie, consigliere Tutino. Allora, apriamo. Scusate, consigliere Matrona, per favore. Consigliere Matrona. Un secondo. Per favore, su. Un altro aspetto. No. Per favore. Posso, Presidente, due secondi per concludere? Due secondi, prego. E allora, inviare l'altro punto di Risolve è che... centriamo, perché il mare di Roma non è il mare di Ostia. Scusate, e di per inviare favore. La presente risoluzione alla valutazione di tutti i consigli dei municipi di Roma Capitale per la rilevanza cittadina, soprattutto nell'attuale momento, delle problematiche in essa affrontate. Questo è un aspetto importante perché nella situazione attuale tutti i municipi, come accesso ai beni pubblici, è importante che si pronuncino, se lo vorranno, su questo. Grazie. Grazie a lei. Allora, apriamo la discussione. Faccio presente che su questo argomento ha chiesto di poter intervenire la signora Valeria De Martini dell'Associazione Roma Mare Assotel. Dopo la discussione le do 5 minuti per poter intervenire prima della dichiarazione di voto. Bene, allora apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliere Coglia, prego. Allora, su questa argomentazione naturalmente non possiamo che essere d'accordo, visto che nel 10° municipio l'abbiamo portata avanti noi, e l'apertura dei litorali, del litorale e dei parchi, perché per quanto detto dal consigliere Tutino risponde a verità, cioè l'interesse dei cittadini è accedere alle spiagge, la legge lo prevede e lo dovrebbe tutelare. Certo, rimaniamo un pochino perplessi poi dalla campagna elettorale che è partita ad Ostia in questo momento, che sembra
propendere per una sola forza politica che vuole assolutamente aprire i varchi, mentre diciamo la stessa forza politica che ha governato fino a ieri lo avrebbe potuto fare tranquillamente. Quindi noi ci auguriamo che vada avanti l'apertura dei varchi, ci auguriamo che la legge venga rispettata a Ostia come in tutta Roma, come in tutto lo Stato, e andiamo anche oltre, perché nel Consiglio straordinario che è stato fatto poco prima della chiusura delle dimissioni di Tassone, quindi della chiusura del municipio, delle dimissioni di tutti i consiglieri, è stato chiesto anche di più, è stato chiesto di favorire altre misure che vanno incontro alla cittadinanza. Non so se è il caso di leggere, poi magari le potremmo esaminare nelle commissioni competenti, però diciamo ci sembra un primo passo, però bisogna farne tanti altri. L'obiettivo è sempre lo stesso e deve essere comune, ed è rispetto della legge, rispetto dei cittadini, e i cittadini sono tutti, non sono solo i cittadini privilegiati che hanno interessi. Grazie. Grazie consigliere Coia. Altri interventi? Consigliera Lancia, prego. Sì, io so che quest'atto non riguarda specificamente il municipio, però il mare di Ostia è di tutta la città. Io non vedo il mare di Ostia più o meno da quando ero bambina, prima che costruissero il muro. È stato fatto un esproprio in questi decenni ai danni dei cittadini romani, e tutto a favore di poche famiglie privilegiate, in cui si sono infiltrate poi cosche mafiose che a Ostia operano già da parecchi anni. E la giunta del municipio di Ostia, sappiamo tutti che si è dimessa, ma gli atti per poter abbattere il muro l'aveva fatti la giunta, quindi non è che adesso il sindaco Marino si è alzato e ha abbattuto. Hanno potuto fare quello che hanno fatto, sapete che ci sono anche ricorsi, il Consiglio di Stato che nel giro di poche ore ha sospeso l'abbattimento, cioè gli interessi lì sono grandi, sono enormi. C'è uno stabilimento che è stato confiscato e poi affidato a delle associazioni che pensavano di poter fare ristorazione. Come hanno cominciato a fare ristorazione, sono arrivati i vigili dicendo: no, ma qui non c'è la concessione per la ristorazione. Peccato che in tutti gli anni precedenti quello stabilimento abbia sempre fatto ristorazione senza nessun problema. Cioè gli abusi, gli espropri e i danni dei cittadini sono stati enormi. Inoltre, chiudere il mare in quel modo a favore di pochissime famiglie dell'asso balneari e di qualche amico loro ha significato anche bloccare l'economia di Ostia, così come tanti altri espropri fatti nella città di Roma e in tutta Italia hanno bloccato l'economia della nostra città e del nostro paese, riducendo a pochissime persone, a pochissime famiglie, a pochi ricchi, quelli che traevano beneficio dalle ricchezze di questo paese. Grazie. Grazie consigliera Lancia. Altri interventi? Sul secondo. Consigliere Patrono, la prego. Consigliera, va bene. Comunque a Ostia non è governata da una giunta di sinistra, non sappiamo veramente quello che è successo, forse lo sapremo tra breve quello che succederà. Però voglio dire, no, è vero, lo dice anche il sindaco di Roma. Roma è dei romani e delle romane, giusto? Noi non abbiamo nulla contro questa risoluzione, a parte l'ultima parte, che se non la leggeva il consigliere Tutino non avrebbe avuto quel percorso che dovrebbe avere in questo consiglio. Però chiedo, no, se Ostia il mare è di tutti, per me Roma è di tutti, come il Dazio è di tutti. Non si può dire dell'ottavo municipio e quindi a noi non ce ne frega niente, perché allora io posso dire il mare è del decimo municipio, a me non me ne frega niente, perché io non ce vado al mare, vado in montagna, quindi posso pure altamente. Ci stanno, non lo dico perché se lo dico non mi chiudono proprio.
È vero che questa risoluzione, secondo me, anziché mettere tutta sta roba qui, dobbiamo un po' trasformarla e impegnare proprio la Giunta, perché è il Comune di Roma che già sta lavorando, pertanto è il Comune di Roma che deve pensare a tutti. Che io scrivo come municipio, scrivo come... Che impegno il Presidente ad attivarsi con gli organi competenti, con l'assessore, bla 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 bla. Ma se già si sta impegnando, non si... Presidente, lo richiamo. Sì, per cortesia, su. Ma che fa, mi interrompi? Su, per favore. Allora voglio dire, cortesia. No? Allora voglio dire, cioè è una cosa seria l'apertura dei varchi, specialmente per quelli che hanno i pattini, i motopattini, perché come fanno a entrare non si sa. Però voglio dire, è una risoluzione che senz'altro farà eco, ma deve essere presentata contestualmente con tutti i municipi, perché se voi fate il tantam, visto che tutti i 15 municipi sono in mano o al PD o a SEL, che ci voleva fare contestualmente un'unica risoluzione? E dire, cari municipi, tutti insieme presentiamo una risoluzione. No che io, ottavo, settimo municipio, me devo fare promotore di una risoluzione per dirgli al Presidente, rivego sto pezzo di carta, no? In tutti i 15 municipi e dirgli, oh ragazzi, dobbiamo aprire i varchi, fatevi forti davanti al Comune di Roma. Ma non è una cosa bella. Ma qual è il problema? C'è il Comune di Roma che sta pensando già tutto. Ho detto, noi non abbiamo niente a votare un pezzo di carta, perché tanto un pezzo di carta in più, uno in meno. Ho detto, Roma è di tutti, anche l'ex cartiera di Via Assisi è di tutti, però sta lì, è la fogna a cielo aperto, è di tutti, ci vivono 15 persone, però sempre cartiere, sempre fogna a cielo aperto è. Il Dazio è nostro. E via del Quadraro con gli abusivismi è territorio di Roma, però tutti chiudiamo gli occhi, però apriamo gli occhi ai varchi, apriamo i varchi. Però consigliere Tutino, io voglio vedere però l'esito di questa risoluzione, perché secondo me questa secondo me, lo posso dire? Sì, è una bufola, io la vedo così. Perché possiamo fare tranquillamente 100.000 risoluzioni su Ostia. Se Ostia è commissariata, se il nostro sindaco di Roma è diventato il presidente ad interim, la regge Ostia, tutto, ma che gli devo dire? Da aprire i varchi? Ma che glielo dico la risoluzione? Ma che è un cretino come sindaco? Sarà un sindaco intelligente, mi auguro, no? Saprà che dovrà buttare giù il lungomare, se ci riesce, dovrà fare il lungomuro, scusa, il lungomuro se ci riesce, ma non glielo devo dire, io potevo dire se al decimo municipio ci stava un presidente che non si era dimesso, allora potevo dire, sindaco, intervieni sul decimo, perché c'è sto problema, ma il reggente, è il sindaco di Roma. Che gli vado a dire al sindaco di Roma? Di modo, che gli vado a dire? Da attivarsi al presidente verso il sindaco di Roma, che è il presidente del decimo municipio. Ma ragazzi, ma siamo proprio fuori da ogni dimensione oppure o state impazzendo? Perché se voi state impazzendo, qui stiamo a diventare pazzi pure noi, perché non ci stiamo a capire più niente. Ripeto, il sindaco di Roma è il presidente del decimo municipio, con i poteri speciali, nel decimo municipio ha i poteri speciali. Io impegno il presidente e la giunta ad assumere ogni iniziativa presso il sindaco. Ma se il sindaco è il presidente, ma che cacchio saremo? Oh, io sto diventando scemo. Io tu c'hai la facoltà di far diventare scemo questo consiglio. Perché secondo me con questi atti che porti ce stai facendo fa, non lo so, o ce fai andare fuori, o non capiamo più di che partito siamo, o non capite voi di che partito siete, perché 15 municipi in mano al PD, un presidente reggente, un commissario straordinario con pieni poteri a Ostia, un sindaco di Roma, che è sempre la stessa persona del decimo municipio, e io vado a avvisarsi, gli vado a dire al presidente, impegnati col sindaco di Roma per il lungo muro. Mi taccio, grazie. Perché sono andato altri interventi? Ci sono altri interventi? Allora, non ci sono altri interventi? No, non puoi. Scusate, no. No. Allora, scusate, no. Che c'è così a tutti, no? Sì, il relatore può alla fine della discussione
intervenire di nuovo. Allora, però io direi, darei prima la parola alla signora De Martini. 5 minuti, prego. Il consiglio. No, no, il senatore ha diritto alla fine della discussione di poter intervenire. Prego. Sì. In realtà molto brevemente per precisare alcune cose. La prima, c'è bisogno che i municipi e le assemblee elettive si pronuncino su questo? La risposta è sì, per il semplice fatto che ne hanno facoltà e ne hanno in certo senso anche dovere, perché hanno il dovere e hanno nelle loro competenze il controllo dell'operato politico degli enti di giunta, in questo caso della giunta capitolina. Quindi c'è necessità e c'è diritto da parte dei consigli elettivi di pronunciarsi su questo. Un altro aspetto è se ce ne sia bisogno, ma mi sembra che questi ultimi, diciamo questi ultimi 40 anni di Ostia dimostrano che ce n'è bisogno. C'è bisogno di comprendere che lì la legalità non è solo una scelta di applicare la legge o no, è una scelta di che tipo di città vogliamo vivere e quindi è una scelta politica, non appartiene solo ai magistrati. E quindi sì, c'è necessità di dire applichiamo la legge, perché da decenni non solo non la si applica, ma la si viola in maniera gravissima. E poi c'è necessità sì anche di trasmetterlo a tutti gli altri municipi, proprio perché questo tema, che è stato coperto da lunghissimi momenti di omertà e su cui per fortuna tante forze politiche oggi si ritrovano, da destra a sinistra ci sono le dichiarazioni, non me le ricordo tutte, ma ricordo benissimo le dichiarazioni dai 5 Stelle fino al PD di Orfini, fino chiaramente il sindaco Marino, fino a Sel e Luigi Nieri, e perché no, come potrei dimenticare i radicali con diciamo, la loro decennale azione su Ostia, con il loro referendum su Ostia e sull'abbattimento del Lungomuro, non potrei mai naturalmente. E quindi c'è bisogno? Sì. È necessario? Sì. C'è diritto? Sì. E c'è anche dovere di farlo. Grazie. Grazie. Allora, adesso passiamo all'emendamento. Allora, l'emendamento, dicevo prima, è molto semplice: sostituire nella parte risolutiva, quarto capoverso, il verbo abbattere con il portare a termine l'abbattimento. Questa è l'unica modifica al testo della risoluzione nella parte risolutiva. Allora, non credo ci sia bisogno di presentare l'emendamento, di discuterlo. Prego. Che questo non è affatto scontato. È cominciato, ma non è affatto scontato che arrivi a termine. Vabbè. Abbiamo visto altri momenti anche nel inizio 2004, no, fine 2013, in cui si era tentato l'abbattimento e furono sospesi per varie ragioni. Non è affatto scontato. Ci sono altri interventi su questo emendamento? No. Ci sono dichiarazioni di voto su questo emendamento? No. Allora, mettiamo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole? C'è una controprova? Chi è contrario? Chi si astiene? Quanti? Allora, l'emendamento è approvato con 15 voti a favore, nessun contrario e nessuno astenuto. Passiamo alla dichiarazione di voto sull'atto. Allora, ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Matrona della Forza Italia, prego. Vogliamo ripristinare la legalità, ripeto, noi non abbiamo nulla in contrario a votare questa risoluzione,
anche se per me, io se fossi il sindaco di Roma la riterrei offensiva, perché ripeto, io sindaco di Roma, io presidente con pieni poteri decimo municipio, io che domani convoco una giunta straordinaria per nominare dirigenti, per vedere quello che devo fare, ma arriva la presidente Fantino e mi dice: noi ti chiediamo di fare questo. Ci abbiamo un assessore alla legalità che sta lavorando, ci abbiamo di tutto e di più, perché adesso scoppierà pure Ostia Mafia, Mafia Ostia, perché ancora non è scoppiata del tutto, è solo leggera. E ripeto, abbiamo sto sindaco così bravo che domani si riunisce con la giunta capitolina a Ostia per verificare quello che sta succedendo, e noi però, e ripeto, non abbiamo nulla in contrario a questo pezzo di carta, per carità, però noi gli diciamo quello che deve fare al nostro sindaco, presidente del decimo, mettetevelo in testa, voglio che liberi, io voto favorevole. Ma è come se mi stanno puntando una pistola, perché è impossibile una cosa del genere. Cioè è impossibile votare un documento a un sindaco che è presidente di quel municipio. Cioè ragazzi, ragionate, noi votiamo, siamo favorevoli, non c'è problema. Ma ragionate sul cammino. Il sindaco di Roma è presidente. So due cose, il sindaco è la carica più alta del comune di Roma, il presidente è la carica più alta nel decimo municipio, il sindaco scende dalla carica più alta, va alla carica più alta del municipio, assume i poteri e io gli dico: sindaco, assessore, la presidente, la giunta assume ogni iniziativa verso il sindaco di Roma. Ma che state a dire? La dichiarazione di voto è favorevole, se ho capito bene. Grazie. Consigliere Rozzi, prego. Cioè, salvatevi, perché io non lo so, prendete il traghetto, la barca, perché avevo mandato 15 barche, però continuate a farle affondare tutte. Allora, glielo spiego io a Matronola, perché dobbiamo dire al sindaco che è anche presidente del decimo, perché attualmente il sindaco siamo favorevoli, siccome il sindaco è presidente del decimo ma sta agendo senza l'aiuto di un consiglio, è bene che qualcuno indirizzi l'azione sul litorale, che è di tutta Roma e non solo di Ostia. Altre, scusate, per favore, consigliere Madonna, siamo a dichiarazione di voto. Altre dichiarazioni di voto? Ci sono altri, consigliere Madrona ha già fatto la sua dichiarazione, per cortesia, per favore, su. Consigliere Laddaca, prego. Consigliere Madrona, per cortesia. Consigliere Laddaca, prego. Immaginiamo se era contrario all'atto. Allora, il nostro voto ovviamente non può che essere favorevole. Per cortesia, stiamo in dichiarazione di voto. Per favore, consigliere Matronola. Per favore. Per favore, consigliere Matronola. Abbiamo capito il suo pensiero. Allora, consigliere Laddaca, prego. Qualcuno ha del Serenil? 20 gocce sotto la lingua sono ottime. Ca prego. Il nostro voto non può che essere favorevole, per quanto esposto dal collega Tutino e quanto già detto in commissione, e soprattutto perché ci teniamo a ribadire ai cittadini di Ostia e agli abitanti di quel municipio che i problemi che li stanno attanagliando, direi non da giorni e non da mesi, quindi ci si rinfaccia sempre di far riferimento a passate consigliature, però dall'altra parte neanche si può sempre dire che i problemi sono sorti a Roma negli ultimi due anni. Quindi, poiché ad Ostia c'è la mafia e toni ironici e scherzosi assunti in questo consiglio negli ultimi minuti, secondo me sono anche un po' fuori luogo, perché parliamo di illegalità ai massimi livelli. Poiché ad Ostia c'è la mafia, il municipio settimo intende far sentire ai cittadini di Ostia, ai commercianti di Ostia e agli albergatori di Ostia che quei problemi non sono solo di Ostia, ma sono di tutti i romani. Li sentiamo di tutti i romani e tutti i municipi, a cominciare dal nostro, che quindi credo sia stato virtuoso,
Qualcuno ha detto dovevamo forse farlo tutti i municipi insieme. Sì, forse sarebbe stato meglio, però intanto abbiamo cominciato noi. Speriamo che gli altri ci vengano dietro. Per una volta siamo stati bravi, non siamo stati ad aspettare, non abbiamo rincorso. Come consiglio municipale ci siamo mossi e con questo voto testimonieremo che siamo tra i primi a chiedere, tra i primi, anche questo forse insomma non è corretto nei confronti di un'azione già intrapresa e che si sta facendo ovviamente, però diciamo tra gli altri municipi non direttamente coinvolti come amministrazione locale, vogliamo ribadire che quel mare è di tutti, quei problemi sono di tutti e tutti insieme vogliamo dare un input, vogliamo dare qualcosa perché quantomeno si riaffermi che è giusto risolverli, che è giusto affrontarli e che non ci sono poche persone a volerle affrontare, ma ci siamo tutti noi. Quindi insomma, credo che non ci sia niente di meglio di quest'atto oggi per ribadire che siamo a favore ovviamente della legalità e siamo contro gli interessi di pochi che limitano i diritti di tutti i romani. Grazie. Grazie. Altri chiedono, consiglio Avance per PD, prego. Partito Democratico ovviamente esprime voto favorevole proprio per quello che ha detto anche il consigliere Laddaca, per essere vicini al sindaco e a tutta la giunta che ha dovuto dare le dimissioni per le pressioni che hanno ricevuto e per le minacce pesanti che hanno ricevuto dai clan mafiosi, che a Ostia ci sia la mafia, il clan Fasciani è stato condannato e proprio nella consigliatura Alemanno sono state coinvolte persone del PDL e del municipio tutto, quindi non perché, certo la mafia si infiltra ovunque, quindi non è che sia una prerogativa del PDL, ma comunque non vorrei caricare sul sindaco Marino in 2 anni adesso tutta la colpa del degrado, quindi voto favorevole e solidarietà a chi sta cercando di buttare giù quell'obbrobrio che hanno fatto in questi decenni a Ostia, grazie. Allora, altre dichiarazioni di voto? Consigliere Cerconi, prego. Fratello di tanti. Dichiarazione di voto non si può. No, la mafia ha detto prerogativa. No. Dichiarazione di voto non si può. Consigliere Cerconi, prego. È passibile di querela ciò che ha detto la consigliera Lancia. Non avete capito l'intervento, però comunque. È passibile di querela comunque quello che ha detto la consigliera Lancia. Dichiarazione di voto, consigliere Cerconi, prego. No, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Il sindaco di Roma per 2 anni dove è stato? Ostia, faceva parte di Roma anche 2 anni fa, quando ci ha fatto la campagna. 12 voti a favore. Saliamo subito. Consigliere, per favore. Non aspettate. Consigliere, ma no, per cortesia. Consiglio è chiuso, grazie.